Sapete chi ha inventato l'esame di maturità? Eccolo qui, il filosofo Giovanni Gentile. Era il 1923 e da allora intere generazioni di studenti sono state traumatizzate per sempre dal diabolico evento. Relazioni il maturando sulla figura di Gabriele D'Annunzio, che, ahimè, è venuto a mancare pochi mesi or sono. Sì, il sommo poeta ha sempre avuto un atteggiamento da vero avanguardista, tant'è che si è fatto levare pure due costole per sperimentare delle nuove forme di piacere autarchico. Virgilio Nelle Giorgi, che scriveva «Si parva licet componere magnis». Molinari, traduca. Sì. Allora, si parva licet, si parono, si sembrano alici, con pane le magnis. Si sembrano alici se mangiano col pane, eh? Molinari, lei ha studiato l'Inferno di Dante? Yes. Gradirei sentire il canto di Paolo e Francesca. Compreso il ritornello? Molinari, ma com'è possibile che anche agli esami di maturità ti presenti conciato così? Au, e non t'avvelena a borghese. Peace and love. Molinari, sveglia. Ti ricordi di me, professor Martinelli? Esame di maturità, professore di scienze? Rispondi alla domanda. E il nome di questo fenomeno è tettonica a placche. Che sembra una brutta parola, ma invece è... no, perché è scientifico. E questo sono io. Ultimo giorno di scuola, 2 settimane alla maturità, pochissimi crediti e una probabilità su 1 miliardo di essere promosso. La formula degli esami è cambiata rispetto a tanti anni fa. E anche i professori sono cambiati parecchio. Lei, per esempio, è la nostra professoressa di matematica e oggi ci sta spiegando una cosa di fondamentale importanza. Il contropiede. Solo così possiamo battere quegli infami del quinto B. Ragazzi, se non vinciamo la partita, io vi boccio tutti agli esami. Dunque, Massi a centrocampo, Riccardo sulla fascia, Luca unica punta centrale, ti prego segna, eh? E tutti gli altri fanno muro in difesa. Santilli, legati quegli occhiali, non fare come l'anno scorso che sei andato a parare negli spogliatoi. Siete pronti? Sì!